questo giorno di festa è veramente un grande piacere per me portare quello che è un doppio saluto in realtà a Don Carlo. Il primo saluto lo porto in veste di sindaco e quindi a nome dell'amministrazione, della vecchia Stia, e io credo di tutta la comunità, perché oggi tanta gente, come c'è stata giovedì a Prato Vecchio, indica un saluto non solo della parte istituzionale ma di tutta la collettività a Don Carlo. Un po' di tempo fa Don Carlo mi ha confessato che quando venne a Stia un po' di timore ce l'aveva. D'altronde pensiamo, prima scherzavamo con Fernando, voi pensate, un prete di Prato Vecchio, fratello del sindaco di Prato Vecchio, che viene a Stia in una situazione completamente diversa. E lui un po' di timori ce l'aveva. In realtà la nostra comunità l'ha sempre accolto fin dall'inizio con un grandissimo amore, perché poi è l'amore che Don Carlo ha donato a tutta questa comunità che gli è stato sempre restituito in maniera veramente molto molto affettuosa e con un grande cuore da parte di tutti noi. Quindi da parte dell'istituzione, da parte della collettività, veramente un saluto a Don Carlo con l'augurio di continuare a svolgere questo suo ruolo. Don Carlo, da sempre e prima di tutto tu sei il sacerdote dei giovani. Io ho avuto la fortuna, come diceva Gianni, di far parte di una delle prime generazioni di giovani che tu hai trovato per Stia, e per questo sento il dovere e anche la gioia di rivolgerti un saluto a nome dei tanti bambini, dei tanti ragazzi di cui ti sei preso cura in tutti questi anni. Quando sei arrivata anche te eri giovane, anche se avevi già i capelli grigi. Tantissimi sono i ricordi delle molteplici attività in cui hai saputo coinvolgerci, che restano impressi per sempre nel cuore di tutti noi. A partire dalle avventure che abbiamo vissuto come chierichetti, come ricordava il sindaco, quando ci caricavi in quantità nel tuo mangiolone verde, che era verde fuori e già dentro per il fumo, in quegli anni, per andare a dare l'acqua santa, 7, 8, anche 9 per volta. Segno di una grande partecipazione e della tua capacità di coinvolgere nella parrocchia i giovani. E poi gli incontri a cui ci accompagnavi per il catechismo, magari era una fiera da Firenze, ma noi ci sembrava di stare chissà dove. Era un'opportunità meravigliosa di fare esperienze insieme. E come non ricordare i mitici campi estivi sulle Dolomiti che offrivano a tanti di noi la possibilità di fare esperienze uniche che altrimenti non avremmo mai potuto fare in quel momento. Tante amicizie si sono fortificate in quei viaggi, anche qualche amore è nato da sopra le montagne. E poi come dimenticare le partite contro le squadre locali in cui tu facevi l'arbitro ma ci facevi vincere a noi. E non te ne sei mai pentito. Di tutto questo ti siamo profondamente grati. E anche se abbiamo qualche chilo di troppo, noi siamo sempre i tuoi ragazzi del mangiolone. E continueremo anche nei prossimi 50 anni del tuo sacerdozio. Grazie, Marco. Vorrei chiamare qui la signora Luciana Lungu, che rappresenta la comunità rumena di Stia. Premetto di essere molto emozionata, anche una pessima oratrice, però proverò. Vorrei cominciare a dire un grazie a Don Carlo perché ci ha accolti nella sua parrocchia. Vorrei dire un grazie enorme per i primi anni di accoglienza a Santa Maria, che sono stati molto difficili per noi e per lei, nonostante tutti i problemi, tutte le denunce, lei non ha mollato, ci ha accolti tutti e una tra quelli ci sono anch'io. Che ti arrivasse Don Carlo, un saluto, un abbraccio, un po' di tutti i preti che ho conosciuto qui con te. Penso prima di tutto a Don Lido, con cui ho condiviso la tua splendida accoglienza, quindi penso che sarebbe qui con noi oggi, ci darebbe qualche battuta, ma sarebbe commosso e emozionato, no? Questa è la tua giornata più importante della tua vita. Ho pensato a delle mie giornate più importanti, con te naturalmente, quella del mio matrimonio, ti ricordi cosa hai detto a mia moglie? Meno male. Lo ricordo io mi chiamo Gianna, mia moglie si chiama Angela, e lui gli disse: Gianna, vuoi tu prendere Angelo come tuo figlio?
La festa di Don Carlo è il suo 50° e noi con molta gioia partecipiamo a questo momento molto bello e molto significativo. Vorrei dire una parola su Don Carlo. Quando 50 anni fa di primi sacerdote, mise le sue mani nelle mani di un vescovo Magnoli e disse: prometti a me e a me successori filiale rispetto e obbedienza. E Don Carlo disse: prometto. Io Don Carlo non mi ha chiesto obbedienza, perché Don Carlo era così intelligente, che capiva subito il vescovo e faceva le cose così belle, così con creatività, così con sapienza, che tutto andava d'accordo e per questo mi sono molto bravo anche per il suo servizio. Peccato di gola, eh! Porti bellissimo! Vai Carlo, vai! 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 Vai!